Colui che fu ricordato come il più grande nella storia della Chiesa, con tali e tante virtù da annoverarlo tra i padri della Chiesa, era in effetti così piccolo di statura da far presagire un futuro poco più che anonimo in un tempo in cui la statura media lasciava intuire un orizzonte da lillipuziani. Atanasio venne alla luce presumibilmente intorno al 295 d.C. Piccolo, malaticcio, con un aspetto talmente sgraziato da meritarsi l'appellativo di homunculus, affibbiatogli dall'imperatore Giuliano, che incalzava, definendolo un gnomo che fa la voce grossa. Si può obiettare che tale giudizio fosse viziato dall'acrimonia che avvelenava i rapporti tra il vescovo e l'imperatore, che in virtù di tale scontro passò alla storia come l'apostata per antonomasia. Ma l'ostinazione con cui la tradizione cristiana si è affannata a celebrare la grandiosità di Atanasio denuncia un'ansia di sospetto nel mascherare ciò che sembra un malcelato peccato originale. Dalla sede episcopale alessandrina dipendevano l'Alto e Basso Egitto, la Tebaide, la Pentacoli e la Libia, come dire, quasi la totalità del versante meridionale del Mediterraneo. I vescovi alessandrini erano identificati con il termine di papa. Mutuando la parola papas dal lessico greco in cui veniva usata familiarmente per indicare il padre, una consuetudine iniziata con l'episcopato di Eraclio nel 231 e mantenuta fino al IX e X secolo, quando diventerà appannaggio del vescovo di Roma. Ad Alessandria le fazioni cristiane erano molto agguerrite e si contendevano violentemente la supremazia. Della fanciullezza di Atanasio sappiamo molto poco. Si dice fosse un discepolo dell'anacoreta Antonio, che ebbe una formazione classica, che fosse un trascinatore di folle, dotato di una volontà ferrea nel perseguimento dei suoi scopi. Ma fu anche un personaggio senza scrupoli, che si contraddistinse per la brutale violenza contro gli avversari, maltrattamenti, pestaggi, incendi di chiese e assassini, secondo quanto documentato in Storia criminale del cristianesimo di Karl Heinz Deschner. Alla lista di virtù da associare a Sant'uomo non mancano la corruzione e la falsificazione. Il 20 maggio del 325, appena trentenne, il prode Atanasio accompagnava in qualità di diacono il proprio vescovo Alessandro in quello che diverrà il punto di svolta nella strada dell'acquisizione del potere del cattolicesimo, il Concilio di Nicea. Ciò che è passato alla storia come il fulcro nodale dell'affermazione dell'ortodossia cristiana fu in realtà il momento in cui le istanze rivoluzionarie della Chiesa delle origini naufragarono miseramente nelle spire del potere temporale. Detto in altri termini, i cristiani calarono vergognosamente le braghe a cospetto di Costantino, veramente ebbraccio del concilio. Nel 318 un prete alessandrino di nome Ario consegnò al proprio vescovo la sua personale interpretazione della disputa sulla doppia natura di Gesù Cristo, disputa che stava incendiando il mondo cristiano. Ario sosteneva che il Figlio di Dio, essendo generato dal Padre, non poteva essere esistito in eterno, né essere Dio alla pari del Padre. Il vescovo alessandro, convinto al servitore della consustanzialità, tacciò le tesi di Ario come eretiche. Iniziò a sparare zero contro di lui e ad alzare un polverone indicibile, cosa che fece emergere le gesta di Atanasio. Ario era titolare della chiesa di Bacalis, una delle più frequentate di Alessandria, il controllo della quale poteva determinare sensibilmente il controllo su tutta la città e da essa su tutte le diocesi africane. Per questo lo scontro assunse proporzioni colossali. Si indissero un paio di sinodi e Ario fu scomunicato.
ma la disputa tra vari cari confini della teologia, sconfinando in una lotta di regolamento di conti tra il clero locale per circoscriverne i privilegi. Una lotta che spesso e volentieri sconfinò nell'eliminazione fisica, la cui furia fu ampiamente esticata dal pio Atanasio. Nella sua apologia contro gli ariani, Atanasio considera i suoi avversari centaglia stolta e sconsiderata, sprofondata nell'abisso dell'ignoranza e dell'impietà, feccia degli eretici la cui dottrina fa vomitare. Essi la portano in giro come spazzatura nelle loro borse e poi la cospargono come serpente fa con il suo veleno. Giunse a paragonare gli ariani agli ebrei che, aggirandosi come insetti, cercano pretesti per commettere misfatti. Accusa peggiore non si sarebbe potuta formulare che essere paragonati agli inchiodatori di Cristo. Questa, la dolcezza e l'arguzia di chi passerà la storia come colui che ha giustificato il cristianesimo nella maniera più profonda e più riuscita. Costantino, che non poteva permettersi disordini che minassero l'identità politica e sociale dello Stato, indisse un concilio in cui le tesi ariane vennero condannate e il suo autore spedito in Gallia. Ma quanto fosse poco convinta la scelta di Atanasio lo dimostra il fatto che egli non utilizzò mai la formula nicena a fondamento della propria teologia e che ci vollero ben 25 anni prima che l'accettasse. Intascata la vittoria dottrinale, Atanasio tornò ad Alessandria, dove aspetta la morte del vescovo Alessandro per prenderne il posto. Vescovo che in punto di morte lo apostrofò con queste parole: «Atanasio, tu credi di poter scampare, ma non fuggirai». Iniziò una campagna di brogli elettorali da parte dell'aspirante vescovo che considerava il posto del predecessore come un suo diritto. Su 54 vescovi, egli ottenne il voto solo di 7, per giunta spergiuri, mentre sulle piazze per le vie della città imperversavano disordini e violenze. Gli alessandrini non vedevano di buon occhio l'elezione di Atanasio e ricorsero all'elezione di un antivescovo, e gli scontri furono tali da indurre l'imperatore Costantino a richiamare a più miti consigli Atanasio con una lettera datata 332. Per tutta risposta, Atanasio proseguì nella sua condotta fatta di pestaggi, incarcerazioni ed espulsioni. Un suo emissario, il presbitero Macario, fece a pezzi la cattedra vescovile della chiesa di Marea, appartenente alla fazione rivale, ne rovesciò gli altari e distrusse il calice contenente le ostie. Fu ritenuto colpevole di molti altri delitti, tra cui lo sfruttamento delle ricchezze della sua diocesi, tanto da essere costretto ad abbandonare segretamente la città per la sua incolumità. Questo non gli evitò la condanna all'esilio, una pratica che in 17 anni si ripeterà per ben 5 volte, a riprova di quanto fosse ben voluto e amato il grande Atanasio. Atanasio dovette attendere la morte di Costantino per poter tornare ad Alessandria il 23 novembre del 337, il quale, appena messo piede in città, già tramava per annientare gli avversari, impedendo loro la distribuzione del grano destinato ai poveri. Morto Ario, al quale Atanasio augurava una fine per scissione di intestino, fegato e cuore, trasformazione in liquame e sparizione del liquame stesso in una fogna, Atanasio si scagliò contro nuovi avversari, il clero orientale. Dopo aver benedetto l'imperatore Costante II, il quale si era prodigato per la sua riammissione, già a brigare per il suo assassinio in combutta con il capo militare Magnesio, e quando Costanzo, ariano convinto, prese il potere, cercò di pareggiare i conti con Atanasio, il quale se la dette a gambe, riparando tra le braccia di una bellissima vergine, mentre i suoi sostenitori venivano massacrati. Questa ragazza ventenne era dotata di una bellezza così straordinaria da indurre tutto il clero dell'epoca a evitarla. Tutti, tranne Atanasio,
la cui virtù poteva resistere alle tentazioni profferte dall'avvenente giovane anche dormendo nello stesso letto. Dopo alterne vicende, vicende segnate da quelle degli imperatori in carica, Atanasio trova finalmente la pace il 2 maggio del 373. La sua condotta fu una vera e propria dichiarazione di intenti rispetto a come la Chiesa intendesse percorrere le strade della storia nella sua inesorabile acquisizione del potere. La crudeltà fu una sorta di passaggio obbligato di questa avanzata. Atanasio fu l'interprete perfetto di questa dinamica. Significative le parole dell'imperatore Costanzo, che nel 355 non esitò a definirlo un sanguinario che ride in faccia al mondo con ghigno malizioso. La sintesi perfetta di questa controversa figura è da ricercare in un epitaffio che molti giurano fosse scolpito sulla sua tomba: Athanasium contra mundum, cioè Atanasio contro il mondo. Cari fratelli e sorelle, continuando la nostra rivisitazione dei grandi maestri della Chiesa antica, vogliamo rivolgere oggi la nostra attenzione a una figura veramente eminente, a Sant'Atanasio di Alessandria. Questo autentico protagonista della tradizione cristiana, già pochi anni dopo la morte, venne celebrato come la colonna della Chiesa dal grande teologo e vescovo di Costantinopoli, Gregorio Nazianzeno, e sempre è stato considerato come un modello di ortodossia, tanto in Oriente quanto in Occidente. Non a caso, dunque, Gian Lorenzo Bernini ne collocò la statua tra quelle dei quattro santi dottori della Chiesa orientale e occidentale, insieme ad Ambrogio, Giovanni Crisostomo e Agostino, che nella meravigliosa abside della Basilica Vaticana circondano la cattedra di San Pietro. Atanasio è stato senza dubbio uno dei padri della Chiesa antica più importanti e più venerati. Ma soprattutto questo grande santo e l'appassionato teologo dell'incarnazione del Logos, del Verbo di Dio, che come dice il prologo del quarto Vangelo ora letto, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Proprio per questo motivo Atanasio fu anche il più importante e tenace avversario dell'eresia ariana che allora minacciava la fede in Cristo, trasformando la divinità in una alta visione di una creatura media tra Dio e uomo, secondo una tendenza ricorrente nella storia e che vediamo in atto in diversi modi anche oggi. Nato probabilmente ad Alessandria in Egitto verso l'anno 300, Atanasio ricevette una buona educazione prima di divenire diacono e segretario del vescovo della metropoli egiziana, Alessandro. Stretto collaboratore del suo vescovo, il giovane ecclesiastico prese parte con suo vescovo al Concilio di Nicea, il primo a carattere ecumenico, convocato dall'imperatore Costantino nel maggio del 325 per assicurare l'unità della Chiesa. I padri niceni poterono così affrontare varie questioni e principalmente il grave problema originato qualche anno prima
della predicazione del presbitero alessandrino a Rio, alla quale avevo già accennato. Questo a Rio minacciava con la sua teoria l'autentica fede in Cristo, dichiarando che il Logos non sarebbe vero Dio, ma sarebbe un Dio creato, un essere medio tra Dio e l'uomo, e così il vero Dio rimarrebbe sempre inaccessibile per noi. I vescovi riuniti a Nicea risposero, mettendo a punto e fissando il simbolo di fede che, completato più tardi dal primo concilio di Costantinopoli, è rimasto nella tradizione delle diverse confessioni cristiane e nella liturgia come il credo niceno-costantinopolitano. Questo testo fondamentale esprime la fede della Chiesa indivisa e lo recitiamo anche oggi, ogni domenica, nella celebrazione eucaristica. In questo testo fondamentale della Chiesa indivisa figura il termine greco homoousios, in latino consubstantialis. Vuol dire che il Figlio, il Logos, è della stessa sostanza del Padre, è Dio di Dio della sua sostanza, e così viene messo in luce la piena divinità del Figlio che era negata dagli ariani. Morto il vescovo Alessandro, Atanasio divenne nel 328 suo successore come vescovo di Alessandria e subito si dimostrò deciso a respingere ogni compromesso nei confronti delle teorie ariane condannate dal concilio niceno. La sua intransigenza, tenace, a volte anche molto dura, ma è proprio in servizio della fede che realmente Dio si è fatto uomo, questa sua intransigenza necessaria, naturalmente ha un po' fatto anche più duro le opposizioni contro di lui, di tutti gli avversari del simbolo niceno, e ha attirato una implacabile ostilità degli ariani e dei filo-ariani contro di lui. Nonostante il chiaro esito del concilio, che aveva con chiarezza detto che il Figlio è della sostanza del Padre, poco dopo queste idee sbagliate tornarono a prevalere e fu persino riabilitato a Rio, e vennero sostenuti per motivi politici dallo stesso imperatore Costantino e poi da suo figlio Costanzo II, che non si interessa tanto per la verità ma per l'unità dell'impero e per i problemi politici, e voleva politicizzare la fede rendendola più accessibile, secondo il suo parere, a tutti i suoi sudditi nell'impero. Questa crisi ariana, che sembrava essere risolto dal concilio niceno, continuò così per decenni, con vicende difficili, divisioni dolorose nella Chiesa. Per ben 5 volte, durante un trentennio, Atanasio fu costretto ad abbandonare la sua città, passando 17 anni in esilio e soffrendo per la fede. Ma durante le sue forzate assenze da Alessandria, il vescovo ebbe modo di sostenere e diffondere in Occidente, prima a Treveri, poi a Roma, la fede nicena e anche gli ideali del monachesimo abbracciati in Egitto dal grande eremita Antonio, con una scelta di vita alla quale Atanasio fu sempre vicino. E Sant'Antonio, con la sua forza spirituale, era la persona più importante che sosteneva con la sua spiritualità la fede di Sant'Atanasio.
reinsediato nel 366 definitivamente nella sua sede, Sant'Atanasio poté dedicarsi finalmente alla pacificazione religiosa e alla riorganizzazione delle comunità cristiane. Morì il 2 maggio del 373, giorno in cui celebriamo la sua memoria liturgica.